Il bambino di Noè di Erich Emanuel Schmidt. Il libro di cui vorrei parlarvi oggi è il seguente, Il bambino di Noè. L'autore, Erich Emanuel Schmidt, a nostro parere, ha scritto alcuni dei libri più belli della letteratura contemporanea e alcuni dei libri più brutti. Ci è capitato di leggere un altro libro, ad esempio Ulisse da Baghdad, che avevo messo qui da qualche parte, che non mi era proprio piaciuto. E potremmo dire in sostanza che per questo autore è avvenuto forse quello che Saba ha scritto di se stesso. Infatti, una volta Umberto Saba scrisse di aver composto le poesie più belle e più brutte del suo tempo. Lo stesso potremmo dire quindi di Erich Emanuel Schmidt. Dicevamo che questo testo è sicuramente uno dei suoi più belli. Si tratta di un libro che è stato ispirato, ha detto l'autore, da una storia vera. Cioè qualcuno gli ha raccontato una storia che poi lui ha messo sulla carta, cambiando ovviamente i nomi, eccetera. Però di fatto è qualcosa che più o meno è avvenuto esattamente così. Siamo nel 1943. Quindi nel pieno della seconda guerra mondiale. I tedeschi arrivano anche in Belgio, insomma, e il Belgio è occupato, infatti, dai nazisti. Anzi, la vicenda comincerebbe nel 1942, perché i genitori di Josef, il protagonista di questo romanzo, sono degli ebrei. E si rendono conto che ormai sta arrivando la deportazione anche lì. Cioè, infatti loro stessi saranno, diciamo, ricercati dai tedeschi, dai nazisti. E allora decidono, non senza una certa sofferenza, di lasciare il proprio figlio, di affidare il proprio figlio, in particolar modo lo affidano ad una farmacista. Questa farmacista anzi, diciamo così, cominciamo proprio dal primo capitolo. Nel primo capitolo, Josef Bernstein, diciamo, ci troviamo quasi alla fine della storia, cioè siamo nel 1945. Josef Bernstein, cioè sappiamo già come va a finire, ecco, ce lo dice lo stesso autore come va a finire, perché incomincia dalla fine. Josef Bernstein ha 10 anni, la guerra è finita, spera invano che i suoi genitori compaiano oppure che qualche famiglia lo adotti, si trova in un orfanotrofio di una cittadina del Belgio. E poi dopo, dal secondo capitolo in poi, si torna indietro, come in un flashback, e si parla appunto di quando lui aveva 7 anni, nel 42. I suoi genitori, Lea e Michael, per salvarlo, lo affidano, a dire la verità, prima di questa farmacista, lo affidano a un conte e a una contessa che suona il pianoforte, amici che poi però sono costretti anche loro a lasciare Josef a qualcun altro, appunto dicevamo, attraverso la farmacista. Josef deve arrivare da padre Pons, perché i sospetti e le denunce diventano sempre più precisi e quindi questo conte e questa contessa hanno paura che effettivamente i nazisti possano arrivare anche da loro. Evitando il grosso Jacques, che è una spia dei tedeschi, arrivano quindi a Chenlé, il paese di padre Pons. E qui abbiamo un incontro, dicevamo, con la farmacista, la signorina Marcel, detta anche per Dio, perché insomma lei è atea e insomma impreca bestemmiando insomma Dio, perché non crede assolutamente in lui. È molto interessante, molto significativo comunque che sia proprio lei, insieme ad un padre cattolico, a salvare Joseph, a procurare i documenti falsi.
così che Joseph possa essere accolto come un interno a Villa Gialla. Villa Gialla è questo orfanotrofio. Possiamo anche leggere un brano da questo libro. Eccoci nella casa di Dio, fece una voce stridula. Ti ringraziamo, Signore, di accoglierci nella tua casa. Sollevai la testa, altro che casa, mica era una casa qualsiasi. Non aveva porte né muri interni. Aveva finestre colorate che non si aprivano, colonne che non servivano a niente e soffitti tondeggianti. Perché i soffitti erano così tondi e così alti e senza lampadari? Perché intorno al sacerdote avevano acceso delle candele in pieno giorno? Guardandomi intorno vidi che c'erano abbastanza sedili per far accomodare ognuno dei presenti. Ma dove si sarebbe seduto Dio? E perché i 300 umani stipati in quel luogo a livello del pavimento occupavano così poco posto? A che serviva tutto quello spazio intorno? Dove alloggiava Dio a casa sua? Ecco, oltre quindi alla villa c'è anche la descrizione della chiesa, rappresenta uno degli aspetti più importanti del romanzo. La domanda dove si sarebbe seduto Dio è una domanda che percorre questo romanzo, così come anche l'altro romanzo, Oscar e la dama in rosa, come e dove e come si manifesta Dio. Diciamo che in questo romanzo è abbastanza evidente una risposta molto importante, cioè il fatto che Dio non si manifesta solo in una religione, ma si manifesta nel cuore dell'uomo e quindi può manifestarsi ad un ebreo piuttosto che a un cristiano, e poi vedremo anche nel romanzo Monsieur Ibrahim e il fiore del Corano, un musulmano. Perché ci sembra che Erich Emanuel Schmidt voglia rappresentarci questa ideologia, cioè che non c'è una verità precostituita e rivelata una volta per tutte che qualcuno deve imporre agli altri, ma c'è comunque una profonda esigenza, una profonda domanda riguardo a Dio che può trovare diverse risposte. L'importante è che ognuno sia onesto con se stesso. Allora, dicevamo che Joseph alla fine viene accolto in questo orfanotrofio di Villa. Ecco, infatti, cosa dice poi nella pagina 47? Dice: in un attimo capì tutto, Dio era là, dappertutto intorno a noi, dappertutto sopra di noi. Era lui l'aria che vibrava, l'aria che cantava, l'aria che rimbalzava sotto le volte. L'aria che inarcava la schiena sotto la cupola, era lui l'aria che si stemperava nei colori delle vetrate, l'aria che brillava, l'aria cangiante che sapeva di mirra, di cera d'api e di profumo di gigli. Quindi con Dio si fanno i conti. Nel caso, dicevamo, della farmacista Marcel, per bestemmiarlo o comunque per dire che la religione non ha alcun senso. Nel caso di padre Ponzi, padre cattolico, o dello stesso Joseph, c'è una ricerca verso Dio che conduce comunque al riconoscimento che anche gli appartenenti ad un'altra religione fanno questa medesima ricerca. Ed è una ricerca che ci accomuna, questa. Allora, dicevamo che viene accolto nella Villa Gialla. Rudy è un ragazzo ebreo, molto più alto di lui. Infatti, quando arriva a Villa Gialla, sostanzialmente Joseph ha 8 anni, mentre Rudy ne ha 16, quindi il doppio di lui. Padre Pons, dicevamo, un prete cattolico molto particolare, è responsabile ovviamente di questo orfanotrofio, nel quale sostanzialmente nasconde molti ebrei e permetterà in questo modo anche di salvare la vita a questi poveri ragazzi ebrei. Padre Pons, dicevamo, studia l'ebraico e nasconde una sinagoga clandestina sotto la cappella sconsacrata dell'orfanotrofio. C'è una cappella sconsacrata in una parte di questo orfanotrofio, fuori dalla villa, e lui qui nasconde una sinagoga ebraica. Interessante il dialogo che c'è tra Padre Pons
e Joseph. A un certo punto Padre Pons, infatti, quando si accorge che Joseph sa del suo segreto, cioè sa di questa cappella, e quindi che poi in realtà è una sinagoga ebraica, lui, Padre Pons, dice a Joseph: faremo un accordo se ti va, Joseph. Tu farai finta di essere cristiano e io farò finta di essere ebreo. Tu andrai a messa, a catechismo, imparerai la storia di Gesù sul Nuovo Testamento, mentre io ti narrerò la Torah, la Mikna, il Talmud, e disegneremo insieme le lettere dell'alfabeto ebraico. Ti va? Ecco, interessante questo. Ma non ha neanche questo gran bisogno, Padre Pons, di convincere Joseph. In realtà è già da solo convinto di voler provare ad essere cristiano. Vorrebbe proprio essere cristiano. Se vogliamo anche materialmente o in modo interessato, perché si accorge che tutti quelli che sono ebrei sono ricercati in quegli anni. Ma poi anche per una sua curiosità, per un suo desiderio. Ancora, pagina 67-68. Tu vorresti sapere quale delle due religioni è vera, Joseph, ma nessuna delle due lo è. Una religione non è né vera né falsa, propone un modo di vivere. Allora Joseph chiede a Padre Pons: perché dovrei rispettare le religioni se non sono vere? E Padre Pons: se hai nella testa di rispettare solo la verità, temo che non avrai granché da rispettare. 2 più 2 uguale 4. Ecco quale sarà l'unico oggetto del tuo rispetto. Tolto questo, te la dovrai vedere con elementi incerti, sentimenti, norme, valori, scelte, tutte costruzioni fragili e vaghe, niente di matematico. Il rispetto non va attributato a ciò che è certificato, ma a ciò che viene proposto. Insomma, come dicevamo, paradossalmente i ragazzi ebrei come Joseph si sentono attratti dal cristianesimo. Però, una cosa molto importante da dire e da sottolineare, la Chiesa cattolica in quei tempi, non vuole convertire gli ebrei. Anzi, c'era una raccomandazione che diceva alle famiglie cristiane che si erano, e quindi anche preti in questo caso, che si erano presi in carico dei bambini ebrei, che dovevano mantenerli nella loro religione tradizionale, non dovevano battezzarli. Perché? Perché magari alla fine della guerra, come effettivamente accadrà, loro sarebbero ritornati nella loro famiglia di origine. E questa conversione al cristianesimo sarebbe apparsa un po' forzata. Quindi, a mio parere, questa richiesta della Chiesa, cioè, mi sembra molto interessante, molto importante, a testimonianza del fatto che, cioè, la conversione deve essere qualcosa di sincero, non può essere imposta dalle situazioni. La Chiesa non vuole, non voleva approfittare di una situazione, oltretutto nella quale la stessa Chiesa si trovava come oggetto, bersaglio dell'ideologia nazista, come ben sappiamo, per via di tutti i preti che sono stati poi condannati, deportati, eccetera. E quindi giustamente si atteggia in questo modo. I ragazzi ebrei però sono riconosciuti un giorno da un ufficiale tedesco che cerca un partigiano. Sono riconosciuti perché si trovano nella doccia, stanno facendo la doccia lì a Villa Gialla, e questo ufficiale si accorge che sono circoncisi. Ma l'ufficiale non li denuncia, anzi, offre una banconota a Padre Pons per comprare loro delle caramelle. È interessante anche questo episodio, che è narrato alla pagina 79-80. A questo punto, quando va via l'ufficiale tedesco che non li ha denunciati, i ragazzi dicono: crede davvero che sia stato Dio ad aiutarci, padre? Approfittavo delle lezioni di ebraico per fargli le domande che mi premevano di più. Lui mi guardò con affetto. In tutta franchezza, no, caro Joseph, Dio non si intromette in queste cose. Se la reazione di quell'ufficiale tedesco mi fa sentire bene, è perché ho riconquistato un po' di fiducia nell'uomo. E Joseph: io credo che sia merito suo, padre. Dio l'ha preso in simpatia. Non diciamo sciocchezze, dice Padre Pons. E allora Joseph: non crede che se uno si fa vedere pio, buon cristiano o buon ebreo che sia, non gli può succedere niente? Da dove ti viene questa idea balorda? Chiede Padre Pons. Dal catechismo. Padre Bonifaz dice che basta così.
Questa è una stupidaggine pericolosa. Gli esseri umani si fanno del male tra loro e Dio non c'entra niente. Lui ha creato gli uomini liberi. Ciò significa che ridiamo o soffriamo indipendentemente dalle nostre qualità o dai nostri difetti. Quale orrido ruolo vorresti attribuire a Dio? Riesci a concepire anche per un secondo che chi sfugge ai tedeschi è amato da Dio mentre chi viene arrestato non lo è? Ci riesci? No. Dio non si immischia nei nostri affari, altrimenti, dice Padre Pons, questo vorrebbe dire che chi sfugge ai tedeschi è ben voluto da Dio e chi invece viene ucciso dai tedeschi no. È assurdo questo. Allora Joseph chiede: intendi dire che qualsiasi cosa succeda, Dio se ne frega? E padre Pons: intendo dire che qualsiasi cosa succeda, Dio ha fatto quello che doveva fare. Ora tocca a noi. Dobbiamo noi provvedere a noi stessi. Altra cosa interessante è il rapporto con Rudy, dicevamo, questo ragazzo molto più alto, più forte di lui, che non studia, ma dice, ma fa bene a non studiare. Effettivamente, in quella situazione, che cosa era successo? Era successo che i familiari di Rudy, che tutti grandi studiosi, tutti intellettuali tranne me, bene, sono stati presi dai tedeschi e portati nel campo di concentramento. Io sono scampato perché andavo a zonzo. Capisci bene che per me studiare non è una cosa molto positiva, dice Rudy a Joseph. Ecco, da qui in poi vi dico, facciamo così, concludiamo la prima parte della recensione e faremo una seconda parte per chi è disposto anche a sapere come va a finire questo romanzo, dal momento che ritengo la fine di questo romanzo molto, molto interessante e anche avvincente. E quindi fermiamo per un momento la recensione, di questo romanzo in questa prima parte, per poi riprenderla nella seconda parte. Grazie.